edizione di Stadio News di studio Marco Cullà. E adesso non fermarti sul più bello, il Palermo vuole continuare a vincere, vuole gioire, vuole divertirsi, allora domani avanti tutta contro l'Atalanta dell'ex Stefano Colantuono. Il Palermo sa che per adesso è forte, sta bene, vuole continuare a sognare, allora il Barbera vorrà far valere ancora la legge del più forte. E lui per adesso l'uomo copertina del Palermo, Fabrizio Micoli, ha fatto impazzire tutti. Dopo oltre 4 mesi Romario del Salento è tornato a parlare, sentiamo. Ci sai che uno viene giudicato sul campo e in base alle prestazioni che fa, però dopo la partita con l'Inter nel girone d'andata, dove Palermo vince, faccio 2 gol, sono, diciamo, tra virgolette l'uomo del giorno. Il giorno dopo vengo messo su tutti i giornali e televisioni per altri motivi. Ci poteva stare, perché vedendo la notizia uno la può anche dire, però passare per 3 giorni consecutivi, forse anche 4, su tutti i telegiornali anche alle 6 di mattina, secondo me c'è stato invece qualcosa che non è andato giusto, allora ho deciso di non parlare più. Sono iniziato un po' così per vari infortuni, però adesso sto bene. Quindi l'importante è continuare su questa strada. Giornata importante oggi a Palermo. Il presidente Maurizio Zamperini infatti farà gli onori di casa ad alcuni suoi soci in affari. I famosi sceicchi saranno a Palermo per visitare la città, discutere di affari con Zamperini e vedere anche la partita di domani al Barbera tra Palermo e Atalanta. Chissà. Seduta di rifinitura questa mattina per il Palermo, che domani affronterà l'Atalanta al Barbera. Bortolo Muti dovrebbe confermare parte della formazione che ha pareggiato a San Siro. Si torna però al 4-3-1-2 con Ilicic alle spalle della coppia Micoli-Budan. A centrocampo probabile turno di riposo per Barreto, dentro Acqua, fuori Migliaccio, c'è Della Rocca, in difesa si rivede Pisano. Sarà Cristian Brighi, appartenente alla sezione di Cesena, a dirigere il match tra Palermo e Atalanta, che si disputerà domani allo stadio Barbera, con fischio d'inizio fissato alle ore 15. Il fischietto romagnolo verrà coadiuvato dagli assistenti Tonolini e Depinto di Bari. Quarto uomo sarà Claudio Gavellucci di Latina. Con Brighi in campo il Palermo ha vinto 10 volte, ultimo precedente il 4-3 casalingo contro l'Inter del 21 settembre scorso. Ci vuole equilibrio nell'ambiente, dobbiamo ragionare di partita in partita, non si può temere la B e dopo 2 partite sognare l'Europa, lo ha detto il direttore sportivo del Palermo Luca Cattani, che poi ha aggiunto: dopo il pareggio con l'Inter, il primo a dire negli spogliatoi che bisogna pensare all'Atalanta è stato Micoli, ve l'ho detto che per noi è fondamentale anche fuori dal campo. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.